sull'inizio delle qualificazioni, insomma, la prima sicuramente sarà un po' più difficile perché è la prima dopo 5 mesi. Affronteremo una squadra non così semplice da giocarci contro perché è una squadra molto forte fisicamente, tutti i giocatori giocano nella Premier League e quindi sarà probabilmente la più difficile, ecco. Però noi dobbiamo pensare che nel tragitto che porta alle qualificazioni del campionato del mondo non si può sbagliare mai. E sul fatto dei centrocampisti siamo un po' in difficoltà chiaramente sul centrale perché ci manca Jorginho che non stava bene, aveva preso un colpo al ginocchio e non era in grado di giocare almeno in queste partite, quindi lo abbiamo rischiato. Probabilmente tornerà a casa Brian Cristante, quindi insomma aspettiamo di vedere cosa succederà con i ragazzi dell'Inter. Forse un po' di difficoltà per il centrale ce l'abbiamo questa volta. Ovviamente il gruppo è già formato, quindi insomma diciamo che se i 23 non sono già stati scelti, però siamo vicini, ecco, non ci sono, insomma, potrà cambiare uno o due giocatori, non credo di più, ecco, però insomma vediamo quello che accadrà, insomma, perché poi a volte succede che prima di un europeo, prima di un mondiale, negli ultimi mesi esce un giocatore che fa faville, gioca benissimo, quindi è nostro dovere prendere in esame tutto. Vorrei ritrovare quello che nell'ultima volta, quando io non c'ero perché ero a casa, insomma, i ragazzi hanno dimostrato di saper fare, insomma, di avere quella qualità e quella voglia di giocare per vincere tutte le partite. Io spero di ritrovare quella squadra lì che ha giocato contro la Polonia e contro la Bosnia, giocando molto bene, nonostante fossero, insomma, in un momento veramente di serie difficoltà perché avevamo a casa tantissimi giocatori. Nonostante quello, hanno dimostrato di essere una squadra vera e quindi trovare quello spirito sarebbe importante.